Buonasera a tutti. Allora, finalmente dopo 2 anni riusciamo a parlare di questo benedetto impianto di compostaggio. Noi abbiamo sempre, fin da subito, fin dalla delibera, dalla prima delibera del 2015, sollevato insieme con altre forze politiche, con quasi tutte le forze politiche che questa sera hanno parlato, il problema del compostaggio. È chiaro che l'iter che si è svolto poi completamente alla provincia è un iter che ha avuto la sua conclusione soltanto a gennaio 2017, quindi adesso, dopodiché tutte le forze politiche, preso atto della gravità della situazione, ovviamente si sono mosse come meglio hanno potuto, perché ormai la frittata era stata fatta. Allora, io però una cosa voglio che sia chiara. La mancanza di assunzione di responsabilità politica che questa sera aleggia tra i consiglieri di maggioranza è una cosa che credo non sia, come dire, bella per una che si definisce classe dirigente. L'impianto di compostaggio privato è stato fatto perché è stato voluto con una delibera di giunta. Voi, non la città, ha voluto l'impianto di compostaggio privato. E sindaco, la Lufa l'ha votata l'amministrazione di centrosinistra, non l'ha votata il centro. Però io non voglio buttarla sulla polemica, mi perdoni, io voglio soltanto fare il mio intervento sui dati tecnici. Sindaco, le prego di non interrompere. La volontà politica era manifesta. La delibera di giunta è un atto che paradossalmente è stato un atto di indirizzo, quindi si è completamente sostituita al Consiglio Comunale e ha dato l'ok all'avvio del procedimento. Ora, io non ho mai visto uffici che danno seguito ad impianti, ad iniziative così grosse, senza che i territori abbiano dato quantomeno un atto di assenso, che è quello che ha dato l'amministrazione Miglio nel 2015. Quindi non va bene, io non posso accettare questa sera che si venga a dire no, noi non sappiamo, è stata la provincia che ha deliberato, noi ci laviamo le mani. Non è così. C'è stata una volontà che vi ha fatto sicuramente molto comodo il fatto che il procedimento poi era di competenza della provincia, e qui dovremmo aprire uno scenario immenso rispetto al potere degli enti che vengono tolti i poteri agli enti. La regione ci ha scippato i poteri per farci avere questi risultati. Allora, no, il problema di fondo che qui stasera non si è detto è che avevamo un impianto pubblico approvato con finanziamenti che sono stati persi da questo comune, sono stati persi, ci sono delibere, sindaco, delibere della Regione Puglia che vi sono state mostrate, ci sono stati soldi persi per favorire l'impianto privato contemporaneamente. Ora, sindaco, la prego di non interrompere. Poi non faccia così, perché negare l'evidenza non è una cosa bella, soprattutto quando l'evidenza sono deliberati. Allora, perché una cosa che è venuta qui chiara questa sera... Prego di fare silenzio, per piacere. Però, Presidente, non mi fanno parlare. Puntualmente, quando parlo, io mi interrompo ogni 5 secondi. Continui, consigliere Capossi. Allora, io dico, questa sera è venuta fuori dalla città una manifestazione chiara. La città ha detto no al compostaggio. Io adesso voglio sapere, politicamente, voi che cosa dite? Sì o no? Perché se voi dite no, allora vi muovete, si dice in gergo, alzate il sedere e vedete come dovete fare. Abbiamo il presidente della provincia che è lì e che può sicuramente, sulla base di alcune
motivazioni anche tecniche, ma soprattutto per valutazioni a questo punto, sindaco, perché lei mi ci deve dire stasera. La città dice no, lei che dice? Sta dalla parte della città o dalla parte della società? Benissimo. E questo è il punto, è questa la cosa importante da capire. Sindaco, è questa la cosa importante da capire. Io voglio sapere se l'amministrazione, se il sindaco che deve rappresentare la volontà di una città, oggi a seguito di questa discussione dove è emerso un quadro chiarissimo, rappresenta le volontà della città che dice no o la volontà della società che dice sì. Io poi mi meraviglio quando sento certi consiglieri che ci parlano delle proprietà organolettiche, quasi quasi mo viene il centro benessere qui a San Severo e non ce ne siamo accorti. No, vi prego di fare silenzio, non mi sembra il caso. Prego consigliere Caposiena. È venuto il centro benessere a San Severo e noi vi non prego, lo sapevamo. Vi prego consigliere. Poi perché? Vi prego consigliere. Perché? Presidente. Consigliere. Mi chiedo. Consigliere, Presidente, mi sindaco. Chiedo, allora, adesso cerchiamo di fare un ragionamento sul perché politicamente siamo molto contrari a questo compostaggio. Caratterizzare una città vi per un impianto... Vi fare silenzio, per scusa. Piacere, consiglieri, anche nel rispetto allora, dei vostri colleghi, caratterizzare grazie. Una città, ogni città ha un suo marketing, no? Firenze è conosciuta per l'arte, eccetera, eccetera, tante altre città. Possibile che noi dobbiamo essere riconosciuti come la città del rifiuto? Il problema, sindaco, lo sa qual è? È che quell'impianto di compostaggio non serve per i rifiuti di San Severo. Quell'impianto di compostaggio serve per i rifiuti che verranno da altre regioni. Non è solo il rifiuto nostro. Se fosse stato solo nostro, sarebbe stato di 20.000 tonnellate, così come ha deciso il piano regionale dei rifiuti della Regione Puglia, che avete disatteso. Allora, non sono strumentalizzazioni, sono dati oggettivi, queste oggettività. D'accordo? Allora io mi chiedo perché io devo diventare, la mia città deve diventare la pattumiera per far fare il profitto alla Sagedil. Ma che me ne frega a me della Sagedil? Allora, però, basta. Vi prego, sindaco, eviti anche lì. Grazie. Allora, ho capito, però, evitiamo. Io grazie. Chiudo perché... Lo sorvoliamo, come dire, perché ci sono dati sulla salute anche preoccupanti ed è vero, c'è un aumento delle malattie tumorali ed è anche questo vero. Con questo non voglio dire che sia strettamente legato, assessore, perché ho capito, diciamo, l'impostazione del suo ragionamento, non voglio dire che sia legato alle questioni degli impianti di compostaggio, ma è un dato di fatto che deriva da quel criterio, diciamo, tecnico, quello cumulativo di quelli, diciamo, non so come si chiama in gergo, diciamo, ambientale, credo impatto cumulativo, se non ricordo male, che potrebbe effettivamente dare problemi, anche riversare problemi sulla salute. E poi ultima cosa, io ho chiesto al tecnico quanto costasse questo impianto di compostaggio. Io ho letto il comunicato stampa del 12 giugno, 40 milioni di euro. Ma che deve venire la NASA qui a costruire 40 milioni di euro? Ma che diavolo fanno con 40 milioni di euro? Io credo che un'indagine anche su questo, cioè, va fatta, non perché non sia... Ma che cavolo ci fanno con 40 milioni di euro se un impianto in genere dovrebbe costare sui 10-15? Ci sono delle cifre sproporzionate sui quali io credo che noi siamo tenuti a capire perché, per la bonifica, non so, per forse devono dare delle opere in compensazione. Cioè io non l'ho capito, ma il costo è esagerato, è realmente esagerato. Allora, io a questo punto mi chiedo, perché poi c'è la questione nostra, consigliere D'Amore, di come la politica virtuosa evita queste situazioni. No, lo so, mi è venuto in mente mentre arrivava.
Allora, se avessimo, e qui è vero quando lo diceva qualche tecnico, inseriti il piano dei rifiuti, noi come comune, ci saremmo adeguati al piano regionale sui rifiuti che è di 20.000 tonnellate. Cioè, noi, in questo caso l'amministrazione, voi, non avete fatto questo piano dei rifiuti, ci troviamo con la situazione, diciamo, normativa scoperta, perché è vero quando dice che c'è un vuoto normativo, ma la regione che è inadempiente su questo, è enormemente inadempiente, perché se mi fai un piano dove mi fai tutta una mappatura e poi non mi fai delle norme di attuazione dove tu obblighi i privati che vogliono fare impianti ad attenersi a quel piano regionale dei rifiuti che ci mette determinati limiti, che cosa mi significa implicitamente? Che mi vuoi autorizzare quello che ti pare, e la regione in questo caso sta implicitamente autorizzando questo impianto. Non so, quindi qui ci sono state autorizzazioni politiche implicite di tutti, che però si mascherano dietro il fa scarica barile, non è comunale, è provinciale, è regionale. A me non me ne frega niente, intesa come città, di chi è la competenza. La gente ha detto che non lo vuole, del tecnicismo non ce ne strafrega nulla, di nulla. Consigliere Capusina. Questo è. Detto questo, beh, è un linguaggio normalissimo. La salute prima di tutto. Vabbè. Ok? Detto questo, ecco, siccome credo vi che prego, quando si scende sul tecnicismo lo si faccia per cercare altro tecnicismo silenzio, che possa silenzio. Altro tecnicismo che silenzio, consiglieri. Quando si cerca di fare appello al tecnicismo lo si fa perché con altro tecnicismo si risolvono i problemi, ecco perché la SAGE del prima ha visto l'autorizzazione rigettata e poi approvato, ci ha posto due correttivi nella conferenza di servizi e voilà, con l'accorgimento tecnico è arrivata la sindaco, non faccia così, se no le chiedo di chi fa parte della commissione via alla provincia. Consigliere Capusina. Tecnici, lo dobbiamo dire, lo dico io? Consigliere Capusina, la prego di attenersi al tema e di avviarsi alle conclusioni, consigliere Capusina. Sindaco, lei ha eventualmente possibilità di intervenire, se vuole intervenire nel suo intervento è libero di dire quello che vuole. Allora, e dia la possibilità chiudo, al consigliere Capusina di esprimersi. Grazie. Benissimo. Allora, siccome mi sembra palese che, come dire, i fili sono stati tirati bene, quasi bene, dappertutto, affinché questo impianto di compostaggio arrivasse ad un esito positivo. Io adesso, sindaco, le chiedo, con tutto il bene che ho io per la città, così come ce l'ho a lei, perché non si adopera con un atto concreto? Mi ci fa una delibera di consiglio dove si esprime negativamente rispetto all'impianto, si fa una, come dire, ricognizione tecnica dove si chiede un annullamento in autotutela alla provincia. Queste sono le cose concrete, il resto sono chiacchiere. E noi le chiacchiere, sì, parliamo, quello non è colpa mia, ci vogliono i fatti sono gli atti amministrativi. Sindaco, ci sono atti amministrativi che possano interrompere la realizzazione di questo impianto? Se lei ce lo dice e, diciamo, asseconda le volontà della città, ovviamente non può che avere il plauso di tutti, compreso quello, penso, di tutta l'opposizione, ma di tutta la cittadinanza da questo punto di vista, senza nessun tipo di problema. Però non ci faccia diventare la pattumiera di altri, perché la città stasera ha detto no. Grazie, consigliere Capusina.